E la cosa più brutta, la nostra sconfitta, è quando un ragazzo che ha fatto il dilettante o che ha fatto 2 anni da professionista o che ha da junior ti dice: ho il rifiuto per la bici e mi viene il vomito. Quella è la roba più brutta. Come in tutti gli altri sport che senti gente a 17 anni che ti dice: ho mollato perché non ne potevo più. Ciao a tutti ragazzi del Capitano di PMT del Pendolo e benvenuti in un nuovo video. Finalmente, dopo mesi di attesa e centinaia di richieste, siamo qui a Dubai per intervistare due pilastri di Solo Vantaggio: Carlo Berri e Kaiser. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao K. Carlo, perché mi hai fatto aspettare tutto questo tempo e soprattutto perché facciamo l'intervista a Dubai quando abitiamo a un'ora di distanza? Ma perché almeno fai vedere a casa com'è sto mondo, che il mondo del ciclismo è andare in giro e esplorare posti nuovi. Abbiamo Jolax che ci ha portato in giro a Dubai e siccome era il posto ideale. Ora partiamo con la prima domanda: cos'è Solo Vantaggio per voi? Fate finta che nessuno da casa vi conosca. Domanda più difficile del pianeta, Kaiser, cosa dici? Ma secondo me è un modo di intendere la vita, di agire nella vita quando ti svegli al mattino e avere sempre quella voglia di dare il massimo col cuore in qualsiasi cosa che fai, magari anche andando contro la massa su certe cose, ma in ogni campo, dallo sport al lavoro ai rapporti con la gente. Alla fine, quando facciamo anche le trasferte, gente nuova che viene con noi dice... non è una semplice squadra di gente. No, la squadra è una cosa collaterale, come era una cosa collaterale il blog, come è una cosa collaterale il body che vendiamo. Alla fine, quando ci vedono in strada, tanti si appassionano di questo mondo perché iniziano a vivere con un po' più di intensità un po' quello che fanno, che non vuol dire che, cioè, è una cosa positiva, che dai un senso a quello che fai. 100% di singola cosa. Sì, e poi trovi dei quasi dei fratelli, perché la cosa bellissima che abbiamo visto è che si creano delle amicizie che poi sono durate negli anni già. Un po' collegato col mio progetto è il Mai Molar. Ma sì, alla fine le parole cambiano, ma il concetto è sempre quello. Ma da dove è nato questo progetto? E chi l'ha inventato? Noi due siamo ex sciatori di scialpino. Sì, da un altro sport a livelli abbastanza buoni. E diciamo che è nato su una cabinovia, su una seggiovia a Santa Caterina Valfurva, un campionato italiano. Avevamo 21 anni. Praticamente facevamo la ricognizione o le prove di riscaldamento, tornavamo su in cabinovia e parlavamo solo di ciclismo. In un modo che, diciamo, eravamo connessi sullo stesso feeling dello sport. E da lì abbiamo detto, 2 giorni dopo gli avevo scritto a Franz: dai, apriamo un blog per parlare di bici. Blog dove inizialmente? Su Blogspot, assurdo. Articoli di 3 righe. Poi si sono aggiunti Timothy dopo 2 giorni, Timothy Bonapace e Mitch Garbin anche lui qualche giorno dopo. Secondo voi, dopo, col passare del tempo, cos'è che vi ha portato a raggiungere questo livello di fama in Italia? Che siete il club principale, possiamo dire. Allora, quello che vedi su Instagram non è mai quello che trovi veramente. O comunque porto qua in questa trasferta. Secondo me quello che fa la differenza è che la gente si accorge. Poi non piace a tutti, perché non è che piace a tutti. Quando ci vedi strada e ci conosci, siamo degli invasati di sport, siamo i primi. Instagram dice siete esaltati, degli amatori esaltati. Sì, è vero, è in effetti anche vero. E siamo esaltati sulle cose giuste, secondo me, perché alla fine promuoviamo fare sport e la cosa più bella è quando ti scrivono i 18enni, 19enni che non hanno mai fatto niente, si trovano con una bicicletta e pedalano. Qual è quello il messaggio più bello che avete ricevuto da un giovane, sia vostro iscritto ma anche di tutto un altro club che però vi ha trovati sui social magari? Ma io mi ricordo già, Franz, quando c'era scritto quel ragazzo che alla gara di Madonna di Campiglio aveva una nostra felpa e aveva preso un pullman insieme a un gruppo di altri ragazzi per andare a vedere la Coppa del Mondo di scialpino, e praticamente lui ha scritto che, togliendo la felpa e gli altri vedendo che la felpa solo Vantaggio, gli è servito per dialogare, per connettersi con le persone che aveva attorno. Perché alla fine chi ci segue, adesso siamo un po' più grandi, ci sono vari pensieri e ognuno un po' vive Solo Vantaggio a suo modo, che è anche giusto. Però un episodio così, o comunque quando i genitori anche ti scrivono grazie per quello che avete fatto, poi non so se Franz ha ricevuto altro, perché comunque anche lui quando carica gli allenamenti su Strava è uno che fa dei giri che motiva già 4-5 anni fa. È quello alla fine, motivare la gente quando ti dicono grazie, perché è una cosa che non ti accorgi, perché alla fine ti mandano un messaggio, poi quando li incontri, ad alcuni hanno cambiato la vita veramente. Alla fine sono passati 10 anni, sì, ok, anche a noi è stravolto la vita, però vediamo gente tipo il Lupo, che era una persona che fino sono diventati agonisti nati adesso. No, ma anche lui si trova bene in SWAT, perché ce l'ha, aveva tanto pensiero di SWAT dentro. Ad esempio anche uno che si presenta con le calze a compressione a far colazione, cioè quello non
non è sbaglio, capisci? È saltato. Ma non è perché è saltato. Modo positivo, eh. Cioè, Lugo, la mentalità. Sì, lui era sempre quei miti sportivi, tipo Senna, andare a Monza col papà a sentire i rombi delle Ferrari e Bugno, vivere per Bugno, andare al mondiale. Però lui, cioè, conoscere Svat, cioè, proprio l'ha svoltato, perché lui è passato da andare per locali, avere come mood di vita lo studio, uscire con belle donne e andare in discoteca, a uscire in pausa pranzo e fare 2 ore perché a settembre c'è il mondiale in Danimarca, a 40 anni e fa rulli come se fosse sotto contratto e dovesse preparare un tour. Sì. Poi c'è da dire anche una cosa, che quando c'è il 18enne che si avvicina e ti stravolge la vita è una cosa bella, poi ogni tanto capitano dei soggetti di 50 anni che stravolgono la vita un po' all'eccesso perché vivono veramente in intensamente. Sì. Però nel senso, alla fine fai sport, quello che non fanno le scuole, perché le scuole non ti appassionano lo sport, quello che non tutti i club sanno fare, perché anche quello è vero, anzi ti fanno smettere ogni tanto, quello che le federazioni non fanno è creare un senso di appartenenza per quello che fai. Magari da fuori ci vedono come invasati, che pensiamo di essere i più forti del mondo, ma in realtà siamo i primi consapevoli che siamo limitatissimi e lo facciamo per emulazione, perché anche venire a Dubai, cioè siamo venuti a Dubai la prima volta perché ci ricordavano del mondiale di Sagan a Doha e abbiamo detto una volta nella vita dobbiamo andare a Dubai a correre. Però sono esperienze di vita, cioè quello che lo SWAT alla fine crea esperienze di vita. Quello che state dicendo lo può confermare benissimo Mattia Gaffuri e poi anche il Bandito, che hanno creato il loro podcast dove parlano di tutti questi temi, soprattutto mirati ai giovani per cambiargli la loro mentalità, la loro cultura. Loro due cosa sono per voi? Sono dei semplici membri dello SWAT che hanno portato notorietà e fama soprattutto sui social in questi ultimi mesi, oppure avete un rapporto speciale? Il Bandito si pensa che era uno SWAT, ma alla fine non era uno SWAT, era un'altra squadra, cioè, però è stato SWAT neanche un giorno e tutti lo associano a voi, ma sì, no, perché l'abbiamo creato nel momento. Vai racconta, perché tu, perché alla fine del 2020 succede il Covid, tutti in casa, e Barry al genio si inventa, cavoli, facciamo lo SWAT World Tour su Swift. Quella è stata una cosa assurda, perché gente che non si conosceva è nata a sta chat, tutti i partecipanti dentro, anche i non SWAT, perché era libero, non è che abbiamo detto no, sono sei SWAT, non... Ma sì, infatti il Bandito non è mai stato SWAT, neanche prima, non è mai stato un giorno della sua vita SWAT, però appunto viene associato a SWAT perché lui da lì c'è, proprio si è rivelato al mondo del ciclismo, prima in casa, poi quando si è usciti fuori. Ma poi la bellezza di quel tour era che c'era spazio per chiunque, dal Bandito a chi chiamava tutti i parenti per tenerli fermo al rullo perché va a fare 3 secondi a 1800, a chi doveva fare il picco era di 10, uno ha preso una pianta in testa un giorno in gara, c'era spazio per tutto, quel periodo è stato assurdo. E poi ci c'era un podcast in cui parlavano delle classifiche, poi era bellissimo perché, cioè, io personalmente proprio attaccavo il bandito ogni sera, perché avevo capito i suoi numeri, ma poi mi incazzavo con lui perché usava i mantelli in video di invisibilità, faceva gli scatti col mantello così non lo vedevano, o diceva andiamo regolari e poi scattava in sì, faccia ai fratelli Pedranzini. No, bellissimo. La connessione di Svat e questi due ragazzi è l'esperienza di New York. E quello che diciamo sempre è che le conoscenze fatte a blocco in Z5 o comunque fuori giri, sì, si scrivevano magari una settimana prima della gara, non so se si conoscessero da prima, però si sono conosciuti proprio in gara e da lì hanno creato questo legame. Parlavano tutte e due la stessa lingua e diciamo Svat è stato un po' il punto di incontro per loro lì a New York. Bandito e Mattia uguale Zwift Academy. Cosa ne pensate di come è andata la Zwift Academy appunto quest'anno, quella del 2024? Dove il povero Mattia, povero, in realtà è andato forte, c'è solo che da andarne fieri della sua prestazione, però non è stato selezionato tra i professionisti. Siete d'accordo con la scelta di tutto lo staff che c'è dietro o secondo voi? D'accordo, non posso dire che sono d'accordo o sono in disaccordo, perché alla fine non ero lì, non ho visto i valori. C'è gente che paragona queste due situazioni a quella della Doni dell'anno scorso, ma secondo me non si possono paragonare, perché la Doni proprio è stata derubata, perché era veramente la più forte. Penso che se mi porti in finale vuol dire che devi portarmi con la possibilità che io possa vincere, non dirmi dopo che ho staccato tutti dirmi no tu sei vecchio. Quest'anno è discutibile come hanno impostato le giornate, le sfide, però non posso neanche dire che quell'altro sia fermo, perché comunque è un giovane di 19 anni e dal mio punto di vista posso dire che siano rimasti tutti male, perché sarebbe stato il primo SWAT a diventare professionista. Ma adesso da quello che sapete lui continua a allenarsi come prima, stessa motivazione, tutto o un po' mollato? Quello lo sa solo lui. Cercherai un altro modo di provare a passare o... Secondo me le porte sono sempre aperte, cioè può succedere sempre di tutto nella vita, soprattutto in questo mondo in cui un infortunio o anche la possibilità che una squadra che dice dai cerchiamo di creare una nuova storia, appunto ricopiando
della Zwift Academy, diamo la possibilità a sto ragazzo di fare qualcosa, chi lo sa. Quindi secondo me deve, lì sta lui, trovare in se stesso quella motivazione, quella fiamma per continuare a fare le cose che ha fatto quest'anno, né di più né di meno. Vabbè, noi l'abbiamo vissuta più da tifosi, quindi è ovvio che quando ci ha scritto non sono passato, ci rimani malissimo, perché poi vedendolo negli ultimi 2 anni quello che ha fatto una cosa che non è normale. Come è migliorato e l'intensità che ha avuto negli allenamenti, che poi si parla di Z2 o quant'altro, però fare gli allenamenti che ha fatto lui in Z2 o tutta la ricerca che ci ha messo dietro è una roba unica. E infatti è arrivato nei primi 3 di questo contest, che lo fanno in 100 e passa 1000, lo possono fare chiunque al mondo, e uno normale magari poteva anche essere soddisfatto e dire cavolo, in 2 anni ho fatto una cosa unica, ho fatto una cosa difficile da fare. Invece lui l'ha vissuta come l'ultima occasione, come una sconfitta enorme, quando vedendola da fuori magari noi diciamo no, parte del cammino, come diceva Franz, perché magari le porte non si chiudono mai. Lui sicuramente ha preso una bella batosta, però io sono anche convinto che con questo atteggiamento, alla fine, che si pone degli obiettivi difficili, perché porti di arrivare in finale a Zwift Academy non ce ne sono di balle, è difficile. E quindi secondo me ci sarà magari un mesettino, 2 mesi dove sarà un po' titubante, ma non credo. Secondo me si sta già allenando, ha già comunque in testa quello che vuole fare. Come sappiamo tutti, voi siete degli amanti dei numeri, ribadisco che siete dei fanatici dell'agonismo puro, ma è da un po' di mesi che vedo, cioè siete anche conosciuti per i post che creano scalpore sui social. Un giorno apro Instagram, io vedo pensiline dell'autobus e cartelloni pubblicitari con scritto a cuore aperto. Cos'è sto slogan? Questo è dirtelo. Da dove nasce? In realtà è una frase che ho rubato al prete al matrimonio della ragazza, della sorella della mia ragazza. E quando ho detto cuore aperto, ho detto cazzarola, noi viviamo cuore aperto alla fine. Non lo apriamo quando corriamo, perché anche vedere oggi sono tutti con una marcia in meno. Possono aprire sempre tutti un po' di più. Però è come, cioè, secondo me quando uno viene alle nostre trasferte può dire 2 cose. O questi sono fuori, oppure può dire ho trovato la mia squadra. Poi noi veniamo da un ambiente agonistico e siamo stati nel giro della nazionale, comunque gare di Coppa Europa, ci siamo allenati anche con gente che ha vinto le Olimpiadi, e ti rimane un po' quella cosa che è l'alto livello quello a cui punti. Però abbiamo anche vissuto delle ingiustizie nel nostro piccolo, o comunque abbiamo visto gente che ha subito ingiustizie, gente talentuosissima, e ci è rimasta questa cosa che non si può abbandonare la gente a 20 anni, 21 anni, 22 anni. E la cosa più brutta, la nostra sconfitta, è quando un ragazzo che ha fatto il dilettante, o che ha fatto 2 anni da professionista, o che ha da junior, ti dice ho il rifiuto per la bici, mi viene il vomito. Quella roba più brutta, come in tutti gli altri sport, che senti gente a 17 anni che ti dice ho mollato perché non ne potevo più. Questo è quello che capita in Italia. Poi parli con Asbjørn, che in Danimarca già quando ha 10 anni gli fanno fare 4 sport diversi, e non vivono con quella cosa del finalizzare il risultato, ma vivono col creare un fisico e creare una performance a lungo termine, quello che manca, che è una cosa semplicissima. Perché pensi che io stesso mi sono creata questa situazione quando correvo, ho smesso da solo, mi sono scavato la fossa con la disinformazione su internet. Non è da solo, contatto, non è da solo, perché comunque è l'ambiente che ti porta a fare questo. Ti metti in testa, non puoi avere la capacità mentale. Ci sono i fenomeni che si isolano a 17 anni e trovano da soli la strada. È l'ambiente che tu vedi quell'altro che non mangia, e allora dici non devo mangiare neanch'io perché lui va forte così. E quindi il problema è l'ambiente dove sei. E ti posso assicurare che la cosa più bella che ha detto Asbjørn prima della cronoscalata, che l'ha detta serio perché lo sentivo da dietro, non la stava dicendo a me, io domani apro più che in track. Perché questa vuol dire essere sereno, assurdo, di poter aprire fin quando vuoi. Che non conta la maglia che indosso. Ma no, non conta neanche la gara che fai. Però quando senti sta cosa qua, vuol dire che sto qua è sereno. Cioè, ha fatto delle robe l'altro giorno che pochi fanno. Ma come Gaffu quando ha fatto le sue prestazioni, che ha fatto campionato europeo, che magari per un DS o un general manager di una squadra valgono 0. Però vedere un ragazzo che da amatore arriva secondo, amatore non lo è. Non voglio più usare una parola amatore con Gaffu. Bisogna creare una categoria di mezzo. Non esistono categorie, perché non sono i contratti che definiscono chi è pro o no. Però vedi quando fanno queste performance sportive che possono valere 0 a livello di risultato, a livello economico, a livello di contratti, però vedi che c'è un ragazzo che ha toccato un punto altissimo della sua performance, la cosa più bella. Spesso so che voi prendete esempio dall'estero per certe metodologie, certi ideali, correnti di pensiero, tutto quello che ci sta dietro, ma avete qualche figura di riferimento sia di un atleta che un club appunto all'estero? Ma se tu guardi la Norvegia,
cioè non è come da noi che uno che va in bici fa solo quello. Cioè il norvegese invece tu guardi Nordhagen, partito dallo sci di fondo, a febbraio dice basta gara di sci di fondo e domani lo vedi, lo trovi in bici. Davanti al suo picco no, ma ci impiega un mese e ritorna in forma. Cioè è proprio la loro capacità, anche quando parliamo con Chicco Pelle, di questi mostri che in quell'età dagli 8 ai 14 anni hanno talmente abituato il loro fisico a fare sforzi e a darle talmente tanti feedback di cose diverse che dopo il fisico a 20 anni puoi decidere cosa fare, per cosa sei portato, mentre da noi a 20 anni si dice no, basta, devi andare a lavorare, e anzi se fai sport è quasi visto, vieni vietato per fare altri sport, se ma neanche vietato, vieni anche a livello amatoriale vieni quasi visto come uno che sta perdendo il suo tempo, cioè non vieni visto come una persona per cui ha una passione, mi sta inseguendo qualcosa o magari proprio la sua attitudine, sei solo visto come uno che sta perdendo tempo, denaro anche, perché si è visto che comunque fare sport costa, e questa è la cosa più brutta da noi, perché quando vai in paesi scandinavi, nordici, proprio lo sport è sinonimo di salute e da noi sta cosa proprio non viene neanche presa in considerazione. Penso che stia cambiando, ma secondo me gli anni 2000 da noi c'era una cultura da questo punto di vista proprio bassissima, cioè o c'era l'atleta in cima all'Olimpo o è sotto, c'era via di mezzo. Non c'è in Norvegia che c'è il campione olimpico e c'è quello che invece vive perché fa le gare di sci di fondo a livello amatoriale. Io voglio dire solo due cose, vabbè, una che comunque quelli dello SWAT, sì, abbiamo delle figure, però tipo Gaffu comunque ha il suo percorso ed è molto più specifico sui numeri, sull'allenamento e su cosa fare. Poi ad esempio nello SWAT abbiamo anche Daniel Fontana e Ivan Risti che sono stati triatleti professionisti. Diciamo che le figure dove la gente si appoggia sono loro. Da noi è più, come dire, SWAT è più un punto di riferimento quando vai a sentire il podcast di Chicco Pelle, che oltre all'allenamento ti dà quelle due o tre frasi che ti incendiano i polmoni e ti viene voglia di far sport, perché quello alla fine è SWAT. Ci piacciono i numeri perché comunque anche quando noi pedaliamo un minimo ci regoliamo come deve essere. E l'altra cosa che voglio dire è comunque, cioè ad esempio io personalmente faccio fatica perché ho una mentalità, quella che dice Franz, perché mi è rimasta dentro. Cioè io mi alleno se so che voglio fare una gara e voglio farla bene, ma non perché devo star bene. Infatti c'ho un po' di problemi, sovrappeso, non stai bene di testa, non sei fresco, cosa che lui, che invidio, è uno che se non fa mezz'ora, un'ora, due ore di allenamento al giorno non sta bene. Quello è il messaggio che, cioè lui è molto filo nordico da questo punto di vista ed è, secondo me, è il modo di vivere che dovrebbe essere nella popolazione. Descrivetemi solo vantaggio in tre aggettivi. Intensità sicuramente, appartenenza e poi creatività, perché alla fine c'è un pizzico di follia anche lì. No, follia non si può più dire perché l'hanno bannata. Follia l'hanno bannata. Creatività. Critiche più pesanti mai ricevute e come avete reagito? Siete stati calmi, pacati oppure spada tratta? Ma secondo me non è la critica, ma proprio quell'aria che percepisci nell'aria, che magari senti la massa, il movimento che viene contro di te. Cioè ad esempio nel ciclismo ci siamo arrivati da fuori, quindi sei portato ad essere più libero, mentre magari lo sci l'abbiamo vissuto in prima persona, l'abbiamo anche subito e lì non è che non mi sono mai sentito criticato per SWAT, però ti accorgi che in certi ambienti sei percepito come qualcosa che dà fastidio e questa è la cosa peggiore, perché piuttosto preferisco una critica, uno mi dice voi state facendo una cazzata perché non mi piace quello che fate, secondo me dovreste pensarla diversamente, ma il fastidio della nostra presenza, quella è la cosa peggiore. O magari può essere anche la cosa che associavano i rulli a Gaffurri e il bandito, dicevano fanno i rulli quindi non posso mica essere anche bravi professionisti su strada. La cosa bella in questo senso è quando trovi quelli che magari ti hanno criticato senza dire indirettamente, ma sai che gli dai fastidio e poi magari ti conoscono e cambiano idea, perché su tanti hanno fatto così. No vabbè, ma ci sta, perché comunque come dicevamo prima, è ovvio che noi con Instagram e i social tutte queste cose ci cresciamo, ma siamo i primi che sappiamo che quello che leggi non è vero, però devi percepirlo con la presenza, perché alla fine i tesserati che abbiamo, che crescono ogni anno, non lo fai perché scrivi bene un posto, lo fai male, è una cazzata mega galattica, lo fai perché vai alle gare, la gente si innamora un po' di questa cosa, c'è chi si iscrive solo perché vuole gareggiare, però è più quello che fai nella vita reale ed è per questo che comunque noi giriamo tutti i weekend, aiutiamo, facciamo qualcosa in più che magari le altre squadre non fanno. Poi dopo le critiche, cioè, ma comunque arrivi, sì, c'è sempre quello che vuole dar contro e se vedi José Mourinho è il primo che anni fa ha detto che neanche Gesù è stato voluto bene da tutti. Quello lo metti in conto quando parti a fare le cose, quando ti esponi lo sai. Poi dopo, come diceva Franz, nello sci siamo andati anche pesanti per cose giustissime, avevamo la piena ragione perché erano eventi bruttissimi che sono capitati magari alle Olimpiadi, per dirti, tutte cose che potete trovare online sui giornali, e abbiamo messo la faccia direttamente coi nomi
e la cosa brutta adesso è che anche magari quelli che sono stati i tuoi compagni di squadra, il tuo allenatore o gente che ti conosce ti vede come quello che dà fastidio, perché in un mondo chiuso quello di troppo dà fastidio. Come nel ciclismo, magari adesso la più fresca che dicevi te dei rulli, mi ricordo che era il giorno prima della Tre Valli Varesine, dove la Chiara Doni correva la seconda con la Jaico, e quando ti senti gente che l'hai idolatrata, gli hai fatto foto, l'hai portata su un palmo di mano, che ti come dire, ti giudica per una cosa banalissima, perché è una cosa banalissima senza averti conosciuto, cioè lì per dirti al giorno della gara io gli avevo scritto lui a Franz, io non ho voglia di fare le foto oggi, faccio le foto a Chiara e basta. È come se ti senti un po' tradito da quello che stai facendo, però c'è da dire che anche noi sbagliamo tante volte, cambia mentalità, cioè quando, abbiamo cambiato idea un sacco di volte noi, il problema è non cambiare idea tante volte, tipo Nibali dopo vedi che comunque ha capito l'errore che ha fatto, e non è che perché Nibali ha detto questa cosa su Gaffuri, ha fatto quel commento, per noi allora quello che ha fatto in passato non ha più valore, anzi se dovessimo pedalare con Nibali domani siamo i primi a trovarci alla sua ruota e sentire cosa ti racconta. Il problema è un po' quello dei social, che devi capire, devi conoscere, come con Eurosport è capitato, fa anche parte del gioco poi, perché poi se dopo non sai di cosa parlare ogni tanto magari ci sta a fare l'attacco così, poi magari ogni tanto magari chi ci segue percepisce sta cosa del dir follia, che adesso gli continuano a commentare follia, ogni tanto anche noi diciamo ma basta ragazzi, cioè non è una guerra, ci siamo incavolati una volta, lì ci siamo incavolati, lo dico, che ci ha dato fastidio, cioè Magrini ha detto il bandito non si è mai visto una gran fondo, e lì ci siamo sentiti quasi tirati in causa, perché ovviamente ha fatto parte un po' del nostro percorso. Poi dopo Magrini, cioè tante volte l'abbiamo supportato e lo ascoltiamo, perché io non metto la Rai, non ascolto Rai perché mi piace il magro, non è che se prendi una critica allora devi portarla avanti per sempre, si cambia l'idea e si dialoga, e poi sbagliamo anche noi, te l'abbiamo detto, cioè. Però concordo, cioè capisco quando tu mi dici magari che hai cambiato idea, perché tante volte vedi un'immagine o vedi, parli con non la persona, non so, messo la X sopra come fa certa gente, ma sì, ma anche perché poi come fai a associare SWAT ai numeri, cioè ho capito, solo wattaggio è nato a dire dall'idea potenziometro, watt, SRM, alla fine è l'opposto, ma poi tu leggi un qualsiasi articolo sul sito di SWAT, qualsiasi, anche quelle mini clip fatte anche con Bassin sti anni, come fai a associare, cioè, quel messaggio ai numeri? Anche perché poi se vedi lo SWAT medio di tutti i 700 tesserati, se vai a vedere come si allenano, è follia pura, c'è robe a caso, c'è gente che una volta prova i treni, poi il giorno dopo dice basta tabelle, esco a caso e... Giusto così, viverla... Noi riputiamo giustissimo, cioè non critichiamo chi fa tabelle tutti i giorni, perché c'è chi gli piace migliorarsi così e cioè, tante volte noi abbiamo quei periodi. Poi lui comunque ha fatto 2 anni da elite praticamente, è passato dallo sci alpino, ha provato 2 anni in elite e comunque anche lui ha provato sulla sua pelle questa cosa dell'essere dentro nei dati, nei numeri, nel miglioramento. C'è di tutto ormai SWAT, c'è di tutto, perché come ti ho detto prima, uno lo può prendere per il body, uno lo può prendere per quello che scriviamo, uno lo può prendere perché vuole venire a vedere la Parigi-Roubaix con noi. Ci sono mille sfaccettature. Avendo corso anche all'estero, come qua l'altro giorno la Gran Fondo di Dubai e poi l'anno scorso il Mondiale di Glasgow, che in quel video lì, quando ho guardato sul vostro video YouTube, ho sentito che hai detto una frase: questa è la prima vera Gran Fondo ho fatto in vita mia. Cosa ne pensate del mondo amatoriale italiano legato alle Gran Fondo? Vai, vado io, perché cioè, è da quando ho creato SWAT che i Gran Fondista si può dividere in 2 specie, no? E noi ne abbiamo un esempio. Timothy è la specie che io odio del Gran Fondista, che è quello che parte per fare il piazzamento e non dire devo stare nel gruppo dei primi più che riesco e poi vedo come va. Ma loro fanno delle cronoscalate. Le Gran Fondo, ora come ora, sono delle cronoscalate. La gara la fanno in 10. Dietro non è gara. Glasgow era una gara vera, perché tu eri in gruppo, potevi decidere quando attaccare, potevi vedere cosa faceva il gruppo, avevi le curve da fare, dei punti dove potevi attaccare. Era una gara varia, come può essere Dubai, che è dopo tutta piatta e magari per tanti è monotona. Ma il problema in Italia è che fanno le Gran Fondo, il granfondista dice ma non c'ha 3000 metri di slivello. Ma neanche i professionisti li fanno sempre 3000 metri di slivello. Se voglio fare la cronoscalata posso anche fare a meno di andare alla gara, sto a casa, mi faccio la mia salita, fatto il mio record, però le corse da corridori ci sono un'altra cosa, cioè a Glasgow vince un corridore, non vince chi ha più motore. Ma sì, esatto, quando spingere, quando devi spingere lo decidi tu, non è che sei sempre lì al medio, che è medio soglia, che vai su, non puoi strafare perché sai che non tieni quello davanti. Poi dopo è una battaglia personale, perché nel senso sono belle, se hai il motore è bello anche fare così, cioè è logico che i ragazzi che arrivano ai primi 20 alle Gran Fondo si divertono. Però, così, per dirti, allacciandomi a prima, c'è la cosa bella di Gaffu che dicevi andiamo a Dubai, sì, e viene, e viene, andiamo a New York, vengo, andiamo a fare lo Stelvio, vengo, vinco, faccio il con che non mi batteranno mai più nessuno. Non è che ti dice ah no, siccome c'è dislivello non è una corsa, e quella è proprio la peggior razza.
cioè tipo lo schifo dello schifo, cioè non è neanche sport, non è agonismo, è dire cattiveria pura qua, vado a fare una cosa perché solo perché c'è il dislivello, ma non è corsa. No, ma poi sai cosa, tipo quando scrivono oggi abbiamo fatto 350 DNP, che poi a parte bisogna vedere come calibri, poi se mi stai davanti al gruppo con posizione parapendio che prendi tutta l'aria, è ovvio che fai 350 DNP. Cioè all'estero la gran fondo, se tu vai in America la gran fondo è vista come la pannolata mega galattica. Ecco, altro termine, la domanda dopo è già pronta. Cosa sono i pannolati? No dai, allora qua diamo merito. Voi prendete in giro, cioè, dico io adesso per dire, ogni ciclista amatore che decide di uscire una volta alla settimana, la domenica, solo perché è un po' magari vestito male, non è un finto professionista, un pannolato. Aspetta, diciamo che il termine pannolati l'ha ideato Marcivalo. Diamo a Cesare ciò che dice. Questo non è vero, perché più panno uno con la bici da 15.000 euro, vestito tutto perfetto, e che poi magari ti pedala con le ginocchia così, o appunto aperto così sopra, e magari però pensa di essere figo solo perché ha tutto all'ultimo grido, non è vero. Panno appunto è come svate, è come ti senti dentro, cioè chi sei e come interpreti quello che stai facendo. Posso avere una graziella e avere più stile appunto di quello che è in giro con la... Ma che poi cioè, ce lo diciamo tra di noi, perché vedo Marcivalo che cambia bici e gli dico ma che pannolata è? Poi dopo se vedi il profilo pannolati vedi delle robe mega galattiche, perché vedi robe mutande. Però è una presa un po' in giro, molto ironica alla fine. Sì, quella deve essere presa un po' alla leggera, ma ce lo diciamo tra di noi. Magari io vedo lui, mi è capitato di vederlo col numero o col casco storto, gli dico guarda che sei un panno mega galattico. Cioè, anche perché Marci, i pannolati sono bellissimi. Siamo nati tutti così. Come fa le storie di giorno. Sì, ma siamo nati tutti col completo della squadra, della Mirram, o col calzino fantasma. Cioè, veniamo tutti dalla pannolanza. Evento più figo mai organizzato. So che ogni tanto prendete i circuiti e avete in zona, ho visto il post dell'estate scorsa, chiamata Elite, tutte le categorie si corre tutti insieme. Quella è stato agonisticamente l'evento più bello, perché tu corri in base al tuo livello, o come oggi che tu scegli la tua velocità di partenza e ognuno ha la sua griglia giusta, non si creano magari gente che non deve partire davanti perché non può spingere come spingono i primi, ma come vedi alle gran fondo che le prime griglie è tutta gente invitata che non lo fa tutti i giorni, però ognuno ha la possibilità di schierarsi contro gente del suo pari livello. Lì avevamo provato a fare wattaggi pro chilo sui 20 minuti, più o meno simile a Zwift, e hai più o meno una quadra, cioè un livello equilibrato, e tutti si divertono. Perché il problema in Italia è che uno che non ha mai fatto gare viene alla gara del circuito del campanile, dove partono a 50 all'ora e si stacca dopo una curva. Non è giusto. In America ci sono 5 categorie e corrono magari in 10, e tu scali queste classifiche e puoi arrivare fino in alto. Ma tantissimi sono diventati pro. Nelson Powles, lui è partito dalle categorie più basse, ha scalato mano a mano. Phil Gaiman uguale. Poi lì magari anche un altro ambito, UK è così, in Francia. Un'altra cosa per dirti, adesso abbiamo il problema che se Gaffo e Asbjørn vogliono fare le gare elite, in Italia non puoi fare niente, perché devi avere 6 elite. E se tu sei un elite senza squadra, cosa che è normalissima, perché tu puoi correre da individuale, non puoi fare una gara in Italia. In Austria puoi correre, in Svizzera puoi correre, anzi con gli amatori tra l'altro. In Francia puoi correre con gli amatori. Ovvio, dipende dal livello della corsa, perché fai una 1.2, una 1.1, è ovvio che devono invitarti. Però ci sono tantissime corse elite con un bel livello, tipo mi viene in mente CP Ticino in Austria, la prima di stagione che ha vinto Verza, quindi non uno sprovveduto, tu ti puoi iscrivere quasi da amatore. Ma perché succede questa cosa? Perché quando fanno le riunioni, si incontrano, decidono le sorti del cinema italiano, in 20 persone su un tavolo dicono ma cosa fa quello lì a 24 anni a fare le gare elite, che deve andare a lavorare. Non è che dicono ok, tu sei elite, o anche sei ex pro e finisci il World Tour, dici io la domenica voglio farmi le mie corse elite, certo, perché non voglio fare la gran fondo. Per loro dicono eh no, vai a lavorare. Non è che dicono ok, partecipa, fai quello che vuoi fare. Magari 9 su 10 anche Rebellin ce l'ha dimostrato, che andava più forte dei ragazzi da 20 anni e ne aveva 50 ormai. E dopo c'è il problema che non arrivano giovani in Italia, o non ci sono le squadre per i giovani meno forti. A noi SWAT è assurdo che ci arrivino richieste da elite ex professionisti, perché ci sono arrivate da ex professionisti di 22 anni che erano magari in fuga a corse importanti e ti chiedono se possono venire a correre con te. C'è qualcosa che non va, e il punto di incontro è fare quella zona grigia dove sei un atleta elite e hai la possibilità di andare ovunque. Comunque evento bellissimo, si sono divertiti tutti tantissimo. Poi abbiamo fatto il test tonno, abbiamo fatto ma non l'abbiamo mai fatto, perché bisogna dire che non è stato fatto. E poi il Tour de Svat, che abbiamo fatto ma non l'abbiamo fatto.
andiamo un po' a trarre le conclusioni. Qual è il vostro obiettivo da quando avete fondato il progetto? Svat, cioè, non è che Svat è nato per tesserare gli amatori e farle a gran fondo. Avete una missione da raggiungere che dopo magari ve ne mettete un altro, oppure sempre tutto aperto? Probabilmente tra 5 anni ti diremo vogliamo venire qua negli UAE e costruire il grattacieli. Cioè, non è che Svat è come per me, cioè è proprio un modo di vivere le cose, non è dire faccio la tabella, faccio... Cioè, qualsiasi cosa fai è SWAT. Per dirti, ci sono cadute anche un po' le cose addosso. Se abbiamo in mente di diventare la squadra amatoriale più importante d'Italia, con più iscritti, che fa delle cose belle, dei camp, l'ultima cosa che dovevamo fare è andare a prendere Asbjorn e Lemose e farlo correre con noi. Perché lì ci siamo tirati la zappa sui piedi, ma abbiamo voluto perché... Cioè, abbiamo sempre visto lo sport, la Coppa del Mondo, quelle cose lì che le vedevi lì, non ti sei mai avvicinato. E un po' dici, cazzarola, con SWAT voglio arrivare lì. Abbiamo sempre questa cosa che diciamo, vogliamo diventare World Tour, che c'è una possibilità... su miliardi di che si realizzi. Se anche diventiamo una Continental sarebbe una cosa fighissima. Come dice lui, mai avremmo immaginato di arrivare a tesserare un X-Track, avere Gaffu che va alla finale Zwift, o vendere magari abbigliamento, perché adesso c'è gente che gli piace il completo e lo compra perché gli piace il design. Quando doveva registrare il marchio, Mitch Garbin ci ha chiesto, ma come lo registriamo? Per vendita abbigliamento? E abbiamo detto, ma cosa vendita abbigliamento? Siamo tutt'altro. E quindi è tutto in movimento. Domanda finale, la più importante per il sottoscritto: cosa ne pensate del mio progetto? La cosa bella tua è che fai cose, cioè già far tipo vedere la giornata tipo di un corridore, che magari è una cosa scontata, ma ci sono migliaia di ragazzi che dicono, cioè cosa fa un corridore tutti i giorni? E tu mi dimostri comunque che, che sono i video più visti, la routine, entrare dentro, entrare in casa dell'atleta, sentire l'atleta cosa dice. La cosa bella dei giovani adesso, che poi qualcuno ti dice qualcosa in più, cioè non è che ti fa la classica dichiarazione, ma sì vediamo, punto andare lì, devo lavorare bene, statica. Adesso i giovani sono un po' più... arroganti da un certo punto di vista, ed è bello e lo si vede. Secondo me quello è un format che interessa sicuramente a un sacco di gente. La cosa che abbiamo capito anche prima, che il tuo bello comunque conosci quello che arriva primo alla gara under a quello che arriva ultimo alla gara junior, quindi sai di cosa stai parlando. Te invece? Sì, guarda, tutto quello che ha detto Barry, l'unica cosa che ti posso dire, secondo me, continua a battere il ferro. Esatto. Ci sarà sicuramente tanta gente, anche gente a te vicina, che ti dirà a breve termine, ma se non porti a casa dei risultati meglio che lasci perdere. Ma secondo me alla fine noi siamo nati 11 anni fa, non te ne rendi neanche conto, perché alla fine dice un anno, ne passano 10, cioè ti si aprono mille porte se fai quello che fai con passione. Quello che abbiamo visto è che, come con Gaffo alla fine, perché si è trovato un lavoro partendo da quasi zero. Comunque l'unica roba che ti rimprovero è quando l'altro giorno al telefono ti ho chiesto, ma corri domenica? E tu mi hai detto, ma sei fuori? Questa è la risposta che proprio non tollero. Ho perso la vena agonistica da quando ho finito. Adesso l'ho ripresa, anche trovando la motivazione degli ospiti a cui vado, che mi sta tornando, e quindi l'anno prossimo in mente di... Cioè, vedi, se vuoi fare una roba da SWAT, devi dire, domenica arrivo a casa e vado a fare anche il circuito del campanile di Verona, ma vado e mi butto dentro. Tornerò. E niente, grazie mille Carlo, grazie mille Kaiser per questa opportunità, ovviamente a Dubai, in grande stile, quando potevamo benissimo trovarci nei pressi di casa mia, bisognava sempre esagerare. Adesso andiamo a Massimo a mangiare una pizza. Adesso andiamo a mangiare una pizza napoletana con il nostro amico Giovanni. Giovanni, vieni un attimo qua. Anche lui dal mondo sci arriva. Grazie mille Joe per questa opportunità, per questo grande viaggio. Grande capo. Grazie mille Carlo. Vai là, ragazzi. Qua decidono loro come si fanno le gare. Sopravvivere il primo chilometro. E poi quando si entra in autostrada limare il più possibile. Mi sono caduti davanti, io ho visto uno che è entrato nella bici nell'altro con la testa di 4. Spero di non aver rovinato la calza.